Amiche e amici, bentornati a On The Matters da Mattia e Mattia. E siamo ancora qua. Siamo ancora qua, io ti dico la verità, non so per quanto, sono un po' in burnout, diciamo. Di solito arriva a metà dicembre, ma con lavoro, eventi, è arrivato un po' prima. E l'ansia prenatalizia. L'ansia prenatalizia. Di fare i regali. Non lo so se fare i regali, ucciderei più qualcuno, più che fargli un regalo. Però, ok, pensavo fosse un'ansia positiva, non no, lo so. Per niente, okay. Per niente. Quindi, no, te lo dico nel caso. Cosa hai fatto questa settimana? Scusa che ti ha reso così eccitato. In realtà un sacco di... No, non è l'eccitazione, è proprio il nervosismo. Però diciamo questa settimana sono ascoltato un po' di podcast. Ho lavorato tanto. Che podcast forse sarà anche per stai quale. Ascoltando? Podcast che probabilmente non aiutano a migliorare la mia ansia o combattere. Tipo Indagini? Indagini. Il mio preferito in assoluto. Elisa True Crime. No, bellissimo. Non aprite quella podcast dove si parla di serie. Ok, quello mi manca, ma ho capito qual è. Sì, anch'io sono intrippato comunque in questo periodo col vero? Crime. Sì. Sai che dovremmo concentrarci su questa cosa, servirebbe... Dovremmo farci una puntata? Dovremmo farci una puntata se solo avessimo un esperto di... Matti. Di queste cose. Matti, ma tu lo sai che io intercetto i tuoi bisogni così come intercetto quelli degli ascoltatori? Oggi parliamo di crime. E abbiamo l'ospite perfetto. Veramente, chi è Matti? Ladies and gentlemen, Giorgia Di Maio. Ciao Giorgia, ma che bello, ma che sorpresa. Ma che tu di qua passavi, incredibile. Passavo, ho deciso di partecipare per la seconda volta. Bentornata innanzitutto. Bentornata. Una sorpresa bellissima, grazie di essere con noi. Fantastico. Allora, per chi non lo sapesse, l'anno scorso Giorgia venne a trovarci per parlare di paure. Lei è una... Fobie. Esatto, lei è una psicologa, psicoterapeuta, sto sbagliando, sì? Giusto? Perfetto. Che... chiaramente poi ha una specializzazione, ha lavorato nell'ambito del crimine, in che senso? Non è una poliziotta, nel senso che ha un'esperienza, Giorgia, diccelo tu. Ma allora, in realtà mi avete già presentato benissimo perché il mio ruolo in carcere è proprio formalmente si chiama esperto psicologo ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario, quindi... Cioè, tu sotto la tua mail hai tutto questo titolo. Non lo metto, faccio prima. In firma. Almeno in alcun modo possono ricondursi a me. No, in realtà formalmente è questo nome complicatissimo, però il ruolo che ricopro in ambito carcerario, sì, è quello di esperto psicologo. Benissimo, benissimo. Quindi hai a che fare con persone che si trovano in carcere perché hanno fatto delle cose... Ho a che fare con qualsiasi tipo di crimine, con qualsiasi tipo di detenuto, principalmente per fare delle perizie psicologiche sulla personalità e valutarne la revisione critica del reato, principalmente decidere insieme al magistrato se quella persona può usufruire dei benefici che chiede. Cioè, capito Matti, hai presente quelle cose? Io che cose... pensavo di avere un lavoro duro, no? E semplice, proprio dove dicevo bianco nero, cioè proprio, e non giochi, non c'è di mezzo, esatto, la vita di, esatto, una persona. No, pazzesco, ma sai quelle cose che dicono, ma ha ucciso perché era pazzo, era sano, incredibile. Oggi finalmente abbiamo l'opportunità di entrare deep dive in questo argomento. Certo. Fantastico. Senti, faccio volentieri. Grazie, grazie mille. Guarda, io voglio partire in assoluto da un argomento che è quello del true crime. Perché? Perché io sono il primo appassionato di true crime. Non so se appassionato è la parola giusta, ma se io sono attratto da tutti i contenuti che parlano di true crime, evidentemente c'è un motivo. E mi sono sempre chiesto perché. Perché poi non sono solo io. È un trend colossale questo. È una forza magnetica, io lo stesso, è vero. Sì, effettivamente poi nell'ultimo periodo ha molto successo quest'onda di crime. Perché? Perché, Giorgia? Allora, in parte ci si può ricondurre alla puntata che insieme avevamo girato, vi consiglio di andarla a rivedere, sulla paura. Farò per voi un breve cenno. Link in descrizione. Nel senso che secondo me ci sono diversi motivi per cui siamo attratti da queste storie. Uno dei primi probabilmente è per esorcizzare un po' la paura di quello che succede, perché comunque vedere quello che accade al di fuori di noi, certo, ci aiuta a renderlo appunto altro da noi. E poi c'è anche quella parte di controllabilità, nel senso che vedendo una puntata, ascoltando un podcast, soprattutto di delitti che sono già stati commessi, sappiamo comunque come va a finire, quindi non c'è quell'effetto sorpresa, è vero. Della vita reale. È vero. Quindi c'è aiuta a controllare. Chiarissimo, no? C'è forse anche un termine di confronto diretto in cui io, spettatore, dico sono meglio di chi sto guardando? Cioè, sono nella posizione in cui posso giudicare
tra virgolette, l'imputato alla fine, che è veramente imputato, e dire sono meglio di lui, perché secondo me c'è a volte questo. Sì, probabilmente scatta anche qualcosa per cui ci sono dei confronti con chi commette il delitto. Nel mio caso devo dire che sono anche incuriosita di solito, riprendendo il vostro intervento sui podcast, su come viene gestita in generale l'indagine, per cui non so se è forse un po' una deformazione professionale, però mi piace anche vedere, certo, come conducono le indagini, come conducono l'interrogatorio, quindi forse io mi pongo anch'io in quell'ottica di dire... L'esperienza formativa quasi. Esatto, ma io cosa avrei chiesto, come avrei indagato, poi vabbè io non faccio indagini, però comunque mi viene da confrontarmi anche con diverse professionalità che lavorano. Quindi per te invece, scusa, è più un'esperienza catartica, cioè tu ti rapporti a un serial killer pluriomicida e dici vabbè, ma io sono una bella persona allora. Io sono una bella, ma non lo so, sì, probabilmente in parte l'ho anche pensato, non lo so. Beh, ci sta a prendere un senso di conforto nel dire ok, io però sono... non sono quella cosa lì. C'è anche secondo me un certo sadismo, lo voglio dire, perché nel momento in cui parliamo di stragi e ascoltiamo stragi non possiamo pensare di sentire belle notizie. Ma cioè... allora purtroppo il fenomeno che si verifica più spesso nel racconto di cronaca è la pornografia del dolore. Questa è una cosa che col fatto che si sta cavalcando un po' l'onda di queste storie, sì, purtroppo non sempre sono raccontate con un'oggettività giornalistica e un'etica, certo, che rispetta effettivamente la vittima e quello che le è accaduto, quindi il fatto di esporre così tanti dettagli che non sono prettamente necessari a capire quello che è successo fa proprio parte purtroppo di accaparrarsi clickbait e tutta quella il racconto situazione che i media fanno non è mai oggettivo ed eticamente corretto, ma è sempre la spettacolarizzazione, esatto, dell'evento. Esatto. Proprio per trasformarlo quasi in un avvenimento cinematografico nel racconto. Il problema è che poi avviene quella che si chiama vittimizzazione secondaria, per cui quella che è già stata una vittima, sì, per un delitto diventa nuovamente una vittima a livello mediatico, a livello giornalistico e anche per quanto riguarda poi il giudizio delle persone. Certo. E invece voglio farti una domanda partendo da quello che ha appena detto Matti, no? Che lui è a volte attirato da questa cosa perché per differenza, no? Mm-hmm. Ma è una riflessione che ho fatto guardando un film che è diventata forse una serie TV che si chiama La Purga, dove una La volta Purga all'anno, sì, non, è un film, un thriller ma psicologico, nel senso che una volta all'anno, no aspetta, dai, fammi sì, sì, arrivare, no, certo, non è una cosa non medica, no? Cioè. È una cosa, cioè che una volta all'anno negli Stati Uniti di un futuro non troppo lontano, per far sfogare la cittadinanza ed eliminare crimini e violenza durante tutto l'anno, una notte all'anno l'omicidio viene legalizzato. Ah, avevo sentito di questa cosa. È un film che ti fa pensare, perché allora tu dici, ma se l'omicidio fosse consentito dalla legge, saremmo tutti degli omicidi? Saremmo tutti dei killer? Saremmo tutti degli assassini? C'è una parte di noi che è un assassino e che viene represso da etica, morale, leggi, paure, tutte queste cose? Spero di sì. Nel senso che spero che in parte le leggi, il contesto, la società riescano ad arginare quelli che sono magari dei tratti di personalità devianti di una persona, quindi non lo so, però mi viene da rispondere spero di sì. Poi non mi stupisco del fatto che questa idea sia arrivata dall'America, nel senso, okay, poi okay, vabbè, lì si forse più da Hollywood, se proprio volessimo. Pensavo più alla parte sociale, nel senso di come vivono anche solo l'accesso alle armi. È vero, lì è proprio un tema. Qualcosa è di... Beh sì, gli Stati Uniti in realtà sono al centro anche di un confronto. Non so, per esempio con la realtà italiana anche in termini proprio di storia criminale, esatto, nel senso che assistiamo a stragi, assistiamo ai innumerevoli serial killer, esatto, banalmente che sono anche alcuni diventati molto famosi. Io prima però di affrontare il tema serial killer, che secondo me merita un approfondimento, assolutamente, ti volevo chiedere, sempre per rimanere a casa nostra, qual è il caso di cronaca nera, quindi di true crime, che ti ha coinvolto emotivamente o per interesse maggiormente, soprattutto da un punto di vista professionale mi interessa, per capire anche se poi è
coincide con quello che è l'interesse, per esempio, dell'opinione pubblica o il nostro interesse. Intendi italiano? O... Sì, sì. Ok. Sì, perché diciamo che tendenzialmente quelli italiani di cronaca nera vengono, sono conosciuti un po' da tutti, ecco. Allora, qua mi tocca fare una divisione tra vita reale e fatti di cronaca più famosi. Allora, se stiamo sul filone di fatti di cronaca conosciuti, devo dire che mi ha sempre un po' lasciato perplessa il caso di Marco Vannini, il ragazzo che è stato ucciso a casa della sua ragazza e dei genitori della sua ragazza, per cui non si è anche se adesso mi sembra che abbiano avuto una condanna definitiva, sì. Però comunque è un caso particolarmente intricato, complicato. Poi invece c'è la parte mia professionale, per cui ci sono proprio dei racconti di vita e di criminalità vera. E lontano dalle telecamere, e devo dire che di solito mantengo sempre una certa distanza emotiva, per cui non mi porto il lavoro a casa, come si dice. Però tanti anni fa ho incontrato un personaggio che ha commesso un omicidio particolarmente brutto e si è posto in un modo particolare, per cui non riesco effettivamente a dimenticarmi i risolini che faceva tra una risposta e l'altra che dava alle mie domande. Quindi se penso alla vita reale, penso a questa persona che ha ucciso una persona, l'ha fatta a pezzi, ha messo i pezzi nel sacchetto e mi raccontava questa cosa facendo un po' di ghigni. E ok. E questa è la parte molto, molto più cinematografica in realtà, sì, esatto. Di come questo racconto è molto più creepy. Faceva i ridolini perché non era pentito, ma anzi orgoglioso di quello che aveva fatto. No, non per quello, non so che cosa volesse trasmettere. Poi tra l'altro io ero alle prime esperienze, stavo raccogliendo i dati per la mia tesi di laurea, quindi dovevo sottoporre 230 questionari a 230 detenuti, quindi per me era proprio uno via l'altro. Lui mi è rimasto particolarmente impresso perché tra una risposta e l'altra faceva proprio faceva così. Wow. E quindi vabbè. Pazzesco. C'è una serie che si chiama Mindhunter, bellissima, su Netflix, che racconta un po' la storia dell'unità di analisi comportamentale dell'FBI. Esatto. Al di là di essere una serie strapremiata, fighissima, che andatevi a vedere, però intervistano, ricreano gli incontri che ci sono stati con i serial killer all'epoca già detenuti. Esatto. Esattamente come cavie per capire le strutture comportamentali, poi uso termini a caso. Sì, sì, no, va bene. E quindi, mamma mia, sì, cioè sono esattamente quel tipo di sensazioni lì che vengono trasmesse nel racconto della serie, pazzesco. E senti, entriamo nell'argomento serial killer che mi e ci interessa forse ancora di più del true crime. Dacci una definizione di chi è un serial killer innanzitutto, perché qua c'è un mafioso che uccide 15 persone, è un serial killer come lo era Ted Bundy? Allora, no, direi di no. Un serial killer, ora, la definizione scientifica sinceramente non la so, però ti direi che un serial killer è una persona che commette omicidi in modo ripetuto, ma soprattutto seguendo uno stesso modus operandi, che è la firma della sua individualità, dell'espressione del suo essere. Quindi rispetto a chi commette degli omicidi perché fa parte di un clan mafioso eccetera, il serial killer ci tiene a far sapere che è lui l'autore di quel reato, a firmarsi, per cui a fare le cose, se non sempre, comunque in modo molto schematico e usando sempre la stessa modalità. Certo, è un modo di esprimere la propria personalità. Esattamente. Invece i pluriomicidi di clan, mafie, eccetera, quello è più un modo di esprimere la personalità del clan di appartenenza, quindi anche il modo in cui proprio giustiziano le persone, certo. Non è più la firma del clan di appartenenza più che dell'individualità della persona. Certo. È un'azione spersonalizzata, esatto. Cioè non c'è più l'individuo. Anzi, meno ci si riconduce alla certo. persona, meglio è. Certo, certo. Ma se entrassimo nella mente di un serial killer, troveremmo una mente malata e confusa o una mente lucida e non mi viene da dire buona o cattiva, ma non malata? Cioè è una mente corrotta da una malattia anche psicologica oppure una mente lucida di una persona normale?
Allora, che non si pone limiti etici. Qui faccio un appunto un po' personale, nel senso che per noi è un po' motivo di conforto quando veniamo a conoscenza del fatto che una persona che ha commesso dei delitti particolarmente efferati è malato, è pazzo, ha un disturbo. Una patologia formale. Di base non tutti quelli che commettono dei delitti hanno una patologia. Incapaci di intendere di volere. Esatto, poi le perizie psichiatriche all'inizio si fanno proprio per valutarne la capacità di intendere di volere, però diciamo a livello comune sociale siamo confortati nel dire vabbè, ma quello era pazzo, quello aveva quella malattia mentale. È vero. Di fatto non è così. Esistono i cattivi. Esistono i cattivi, sì. E cioè è brutto ammetterlo, cioè, ma chiunque influenzato da un contesto di vita può fare delle scelte che sono diverse dall'etica e dalla legalità, quindi... Chiarissimo. No, beh, ecco, questa cosa è poco confortante, nel senso che appunto... Che il contesto influenza la mente. Sì, no, beh, in realtà è chiaro, cioè anche perché poi ci sono talmente tanti assassini, talmente tanti anche serial killer, pluriomicidi, per cui dici non è che possono essere veramente poi tutti malati paradossalmente. No, certo. Paradossalmente. Sicuramente c'è una parte di trauma importante, situazioni di vita... Mi viene da dire, rispetto proprio al serial killer da manuale, in Italia non ne abbiamo praticamente nessuno, però mi viene da ipotizzare che sia sicuramente una mente intelligente, questo sì. Calcolatrice. Calcolatrice, sì. Calcolatrice, sì. Okay. Che calcola. E poi c'è da specificare questo, poi il delitto perfetto non esiste. E la componente che secondo me è molto importante nella riuscita o meno di un delitto è la fortuna. Perché il caso... Ecco. Hai fatto una semicitazione, secondo me inconsapevole, che mi riconduce alle regole del delitto perfetto, che è uno dei miei delle serie TV preferite, no? Dove praticamente, secondo me, nelle varie stagioni ti insegnano a compiere un omicidio e farla franca, perché la professoressa Keating dice che l'importante è farlo sembrare un casino per confondere. Ora non voglio chiederti se è vero, perché non ho a breve in programma... Sicuramente ha funzionato così per il caso di Meredith, ecco. Questo è... E ci arriviamo, ecco, io non ho a breve in programma di commettere un omicidio, ma spesso si incolpa al cinema, alla televisione, di istigare all'odio, alla violenza, all'omicidio. Secondo te... Chi ha fatto certe cose può essere stato influenzato dal cinema o dalla televisione? Vi rispondo con un parere del tutto personale. Cioè, qui per questo. No, nel senso che poi non so se magari ci sono degli studi, però secondo me no. Nel senso che poi saper distinguere la realtà dal cinema è una prerogativa abbastanza di base che dovremmo avere. Che dopo i 6 anni uno tendenzialmente... Esatto, che uno dovrebbe, dovrebbe sviluppare e sapere che quella è qualcosa al di là di noi. Un po' come la questione di un po' di anni fa dei videogiochi che istigavano la violenza. Secondo me no. Cioè, le variabili che influenzano di più un comportamento del genere sono tratti di personalità e esperienze di vita. Al di là di queste, non direi che se mi guardo 200 ascolto 200 podcast, poi divento un criminale. Quindi, cioè, sostanzialmente ci stai dicendo che è più facile che serial killer o assassini si diventi piuttosto che si nasca. Allora, qua ci sono teorie un po' contrastanti. Mi piace questa cosa che alla fine è sempre un dipende. Non ce l'hai. Ma secondo me è anche affascinante. Sono spunti. Allora, se ci rifacciamo alle teorie dell'Ombroso, che è il primo criminologo a metà tra l'Ottocento e il Novecento, lui aveva teorizzato che un criminale fosse riconoscibile proprio da tratti fisici. Somatici, esatto, me lo ricordo. Tratti somatici, per cui... era incasellabile in quelle caratteristiche là ed era così. Però è vero che spesso gli assassini sono brutti o hanno la faccia cattiva, ma no? Anche qua, questo forse è una suggestione cinematografica. Beh, insomma, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy. Jeffrey Dahmer non l'hanno mai veramente indagato perché in realtà era biondo. Ma anche bellino. Ted Bundy, gran figo, politico, ragazzo di successo. È vero. No, quindi no. Le teorie del Poi invece il caso diverso è Gacy, quello, il pagliaccio che invece c'era
grasso, brutto. Ecco, lì poi c'è anche un'influenza sociale per cui è molto più accettabile il fatto che una persona brutta sia anche un criminale piuttosto che qualcuno come Ted Bundy, ragazzo di successo, figo. Vabbè, poi lì l'influenza di ognuno di noi. Quella è più, però, secondo me, è un'influenza dall'esterno. Certo. Le teorie di Lombroso sono. Mi sento di dire, mi prendo questa responsabilità un po' superate. Okay. Per Vabbè. Cui secondo me le esperienze Meno di vita male. Influiscono molto di più su quello che sarà la vita di una persona. E invece ti faccio un'altra domanda, sempre su ciò che alimenta i serial killer, lo spirito di emulazione. Ciò che alimenta, ciò... cibo. Sì, vabbè, hai ragione. Allora, Sono vegani? Dipende. Hannibal sicuramente no. Però, cosa alimenta la volontà dei serial killer a firmarsi e fare meglio? Può esserci uno spirito di emulazione o di fare meglio di qualche collega, magari? Io avrei parlato dell'istinto opposto, forse, che è quello della differenziazione. Nel senso di solo io faccio questa cosa in questo modo. Quindi forse l'emulazione la vedo più in altre situazioni in cui si è cercato di emulare un serial killer che già aveva introdotto un proprio modus operandi. Esempio, Mostro di Firenze, sì, che è uno dei pochissimi casi di serial killer che abbiamo in Italia. Non si è mai saputo se fosse uno o più di uno, anche perché i delitti sono stati commessi in un lasso di tempo particolarmente ampio. Certo. Quindi lì, a mio parere, c'è la possibilità che invece alcuni dopo di lui abbiano commesso gli stessi reati cercando di emularlo. Ok. Però secondo me il primo che decide di iniziare una carriera criminale con quella firma ha la volontà, a mio parere, proprio di differenziarsi dal resto. Okay. Cioè, quello okay. sono io e solo io faccio le cose così. Quindi probabilmente si incazzerebbe con chi... Forse sì, non lo so. Se qualcuno lo affiancasse a un collega. Dovrebbe esatto. copiare. Come gli artisti. Beh, è una firma d'autore. No, ma infatti, ci sono tanti modi per ammazzare. Ammazzare trovatene uno tuo. Jack esatto. lo Squartatore direi che ha toccato dei livelli. Porca miseria. È vero, perché poi nella storia ci sono Hannibal, Jack lo Squartatore, lo Strangolatore di Boston, figure che sono passate alla storia. Senti Giorgio, un'altra domanda proprio da 100 milioni di dollari. Questa puntata durerà 2 ore, non ve l'abbiamo detto. Siamo per soddisfare la nostra passione, avrò il nostro bisogno di un altro gin tonic. Non ti preoccupare, quello ce n'è, abbiamo gin da vendere. Esatto. Domanda da 1 milione di dollari. Come si riconosce un serial killer? Quali sono i tratti distintivi se non quelli somatici? Cioè uno che ha dei tic, che è ossessivo, che si mangia le unghie. Non che tutti quelli che mangiano le unghie siano degli ossessivi, però... perché poi il rischio è questo. Cioè, adesso tutti i marescialli dei carabinieri ci stanno ascoltando, perché la risposta a questa domanda è come faccio a arrestare. E prendono appunti. Esatto. Che responsabilità. Esatto. Non ne ho idea, di certo ci sono delle diagnosi che si ripetono, nel senso che di solito sono delle personalità con un disturbo antisociale, quindi che per antonomasia è un disturbo che oppositivo e aggressivo che ti spinge a comportarti violentemente verso gli altri, a non rispettare le regole, quindi questo è il disturbo che si ripete più spesso. Nel caso specifico dei serial killer c'è proprio anche, secondo me, dei tratti ossessivi, quindi l'ossessività e la compulsività potrebbero effettivamente essere delle caratteristiche di personalità che si ripetono, proprio perché si fanno le cose in un certo modo, sempre ripetute, molto spesso anche tornano sul luogo del delitto per riprovare le stesse emozioni, vedere, e quindi mi verrebbe da dire questo. Detto ciò, ci sono anche dei, insomma, mi viene in mente Anna Maria Franzoni, che secondo me aveva semplicemente una depressione, semplicemente tra virgolette, una depressione postpartum gestita male, e a quel punto che ha avuto un'escalation fino all'omicidio del figlio, esaurimento nervoso, disturbo depressivo. Prima parlavi di Meredith Kercher come caso gestito male, confuso. Siamo quasi in chiusura, lo so Matti che stai guardando l'ora, ma no, io lo ci mancherebbe. Chiedere. No, devi chiederlo, cioè.
Su questo penso di non avere nessuna risposta, però cioè questo è un caso che mi lascia perplessa, in cui io non ho capito niente. Io non continuo a guardarmi serie TV, ascoltarmi podcast. Io non saprei. Pensi che ci sia un elemento mancante all'interno della narrazione, quantomeno all'interno delle indagini? Ecco lì, poi esatto, come vengono condotte le indagini, un altro paio di maniche. Non so se ci siano elementi mancanti o se addirittura ci siano troppi elementi, perché a un certo punto c'è stato davvero un inserimento di variabili, di indizi, di persone anche tirate in mezzo a caso, quindi non ho un parere chiaro su questo. Vabbè, questo secondo me è un perfetto invito per tutti i nostri cari amici serial killer ad approfondire. No. Amici serial killer e no serial killer sì, perché devono emulare a questo punto sì. Ciò scriveteci, che è tuteliamo la privacy, ma scriveteci perché vogliamo sapere. Appena finirà questa puntata approfondite il caso dell'omicidio di Meredith Kercher, eventualmente diteci la vostra. Esatto. Va bene. Esatto. Giorgia, è stata una puntata incredibile, straordinaria. Grazie. Una sorpresa del tutto inaspettata averti qui. Quindi grazie anche Matti per avermi premeditazione zero, perché non siamo dei serial killer, questo desiderio. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao.